Buona la prima per il Natale Più, che sabato scorso ha presentato alla città alcune delle grandi novità dell'edizione 2018. Nel pomeriggio, infatti, l'amministrazione comunale, la Proloco e la Regione Marche hanno inaugurato la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Veduti. La struttura, lunga 24 metri e larga 14, è stata presa d'assalto da centinaia di famiglie e bambini che non hanno voluto perdere l'occasione di provarla subito dopo il taglio del nastro. Possiamo dire che non si divertono soltanto i più piccoli? Ci divertiamo tutti, è bellissimo! Buone feste! Grazie, altrettanto! È una cosa originale, per cui è autentica e soprattutto è una curiosità nuova che Fano non ha mai avuto, per cui vedo tanto entusiasmo, è una cosa veramente simpatica. Ciao! Tra scivoloni, risate e gioia si è arrivati fino alle 18, quando l'attenzione si è spostata su un'altra novità, la via dei ciliegi e dei bambini. Via Garibaldi, trasformata ad hoc con addobbi, mercatini, la casetta di Babbo Natale e l'albero artistico del signore Stefano Seri, è stata inaugurata con uno spettacolo condotto dall'attore fanese Marco Florio nei panni del mago del Natale, presentando alla città quelli che saranno i padroni di casa della via e che avranno il compito, tutti i fine settimana, di trasportare i bambini nel fantastico mondo del Natale, l'elfo più e l'elfo meno. E adesso, stasera, proprio veramente, è proprio bella. Siete soddisfatti? Io da fanese, sì. Sì, tanto, sono nato qualche anno fa, qualche lustro. È proprio una bellissima cosa. Era da valorizzarla per quello che merita, ecco, era da valorizzare, è stata valorizzata. Quindi vi piace? A noi piace, vabbè, fanesamente ci piace. Dopo un rito magico fatto di balletti, pozioni e recitazione, i due simpatici elfi hanno pronunciato la formula e dato il via all'accensione del grande albero che fino all'anno scorso spadroneggiava in piazza 20 Settembre e che quest'anno, invece, illuminerà via Garibaldi, rendendola ancora più bella e suggestiva. Per questa giornata zero dell'anno zero direi che la prova è stata superata. Veramente questa via è molto bella, si presta molto a far giocare i bambini, quindi noi insieme a Fano Città dei Bambini abbiamo organizzato quest'idea per Natale, per allargare, diciamo, dalla piazza alle varie vie cittadine, e questo è veramente un luogo fantastico. Questa via la vorrete dedicare a qualcuno in particolare? E noi dedichiamo tutto questo evento del Natale di questa via a Filippo Tranquilli, che sicuramente sarebbe stato qui per noi.